Da La crisi della morte di Ernesto Bozzano, edizioni Armenia. Così comportandosi, essi apporteranno un grande miglioramento nell'atmosfera fluidica che li circonda, giacché la serenità nei cuori e sui volti dei nostri cari irradia vibrazioni luminose che ci attraggono, come la farfalla è attratta da un raggio di luce nella notte, mentre il dolore irradia vibrazioni fosche ed esiziali per noi, le quali assumono l'apparenza di una nube tenebrosa che avvolge i nostri cari. Ricordatevi che noi siamo sensibilissimi alle impressioni vibratorie che arrivano fino a noi col dolore dei nostri congiunti, il che si realizza in quanto i nostri corpi eterici sono intonati ad un'altissima scala vibratoria dei corpi carnali. Qui non si adopera la parola per conversare. Noi percepiamo i pensieri negli occhi di chi conversa con noi e questi a sua volta percepisce nei nostri occhi i nostri pensieri. In tal guisa noi afferriamo il senso della conversazione altrui in guisa integrale e perfetta, ciò che non può realizzarsi in terra. Appena giunsi in ambiente spirituale, provai subito il senso di trovarmi a casa mia. Erano venuti ad accogliermi parenti, amici e conoscenti, e tutti facevano una gara per congratularsi con me che finalmente ero giunto in porto. Era pertanto naturale che mi trasfondessero il sentimento di trovarmi realmente a casa mia. Per adattarmi al nuovo ambiente mi occorse minor tempo di quel che non mi sarebbe occorso in terra per adattarmi a un cambiamento di sede. Qui è molto facile procurarsi le cose che si desiderano, non abbiamo che da pensarle per crearle. E così essendo, già si comprende che nessuno può disobbedire al comandamento di Dio: non desiderare la roba del prossimo tuo. Qui nulla si compra per denaro e nulla può esservi che abbia valore per altri, all'infuori di colui che si è creato per uso personale le cose che gli abbisognano. E tutti possono procurarsi ciò che il vicino possiede, se così vogliono. Ben inteso che con ciò io mi riferisco esclusivamente agli oggetti materiali di ogni sorta. Dico materiali per farmi intendere, giacché tale espressione non si adatta alle creazioni eteriche. Questi i principali brani della relazione riportata da Light. Come si vede, in essa si riscontrano le consuete immancabili concordanze a proposito del defunto, il quale scorge il proprio cadavere sul letto di morte. Non sa di essere morto, si vede in forma umana ed è accolto dalla moglie defunta e da un gran numero di altri spiriti da lui conosciuti ed amati in vita. Inoltre, egli informa che in ambiente spirituale gli spiriti conversano mediante la trasmissione del pensiero e che il pensiero è forza creatrice, tramite la quale ciascuno può procurarsi quanto gli abbisogna. Per converso, non vi sono accenni alla fase del sonno riparatore, in cui gli spiriti passerebbero poco dopo la loro morte. Come non vi sono accenni all'altro fatto, tanto frequente nei messaggi considerati, del defunto al quale si manifesta la visione panoramica di tutte le vicende della propria vita. Tutto ciò si è detto per incidenza, giacché dal punto di vista teorico la cosa non presenta importanza. Anzitutto perché non è detto che i defunti comunicanti abbiano sempre a fornire una descrizione totalitaria delle vicende per cui passarono al momento della morte. Poi perché non è detto che tutti gli spiriti abbiano a sottostare all'esperienza in discorso. E infine perché la pubblicazione del Light
è una riproduzione frammentaria dei messaggi dello spirito comunicante. A tale proposito, il direttore della rivista osserva che, per brevità, aveva soppresso la maggior parte dei ragguagli più o meno familiari agli spiritualisti. È possibile pertanto che tra i ragguagli soppressi vi siano stati anche quelli qui considerati. Tra i brani riportati è interessante quello in cui il defunto comunicante informa a sua volta che il dolore esagerato dei viventi al letto di morte di un loro caro si risolve in un ostacolo insormontabile che interdice al defunto ogni rapporto psichico con coloro che lo piangono, mentre tale stato d'animo dei viventi influisce penosamente sulle condizioni spirituali in cui si trova lo spirito da poco disincarnato. Come già feci rilevare nei commenti al caso VI, tali affermazioni acquistano importanza per il fatto che un buon numero di altri spiriti comunicanti affermano esattamente la medesima cosa, di modo che si è portati a riflettere seriamente intorno all'avvertimento che a noi giunge dall'oltretomba. Tanto più che se si considera che le affermazioni degli spiriti comunicanti risultano in perfetto accordo con le conclusioni dell'uomo di scienza, secondo i quali quanto esiste e si estrinseca nell'universo fisico-psichico può ridursi in ultima analisi ad un fenomeno di vibrazioni, e così essendo, allora dovrà convenirsi che appare assai verosimile e anzi inevitabile che le vibrazioni inerenti a uno stato d'animo di grande dolore risultano penose ad uno spirito da poco emancipato dal corpo carnale, impedendo al medesimo di entrare in rapporto psichico con i suoi cari e trattenendoli in ambiente terreno fino a quanto persistono.